antica filosofia, per un'evoluzione del filosofico. E così la fantafilosofia imperversa, ogni qualvolta lo spirito creativo si sciolga dai lacci della storia della filosofia, una storia che, va detto, è rigida, si fa impietosa, condizionante, non ammette l'errore, solo perché vorrebbe attenersi al vero Allgemeingültige. Non scantona dal principio di non contraddizione che dice di osannare. E poi Kant, proprio lui, paga il suo tributo alla logica formale e nella dialettica trascendentale. Per ciò che ne resta oggi, la oltraggia, niente medio escluso, anzi. Kant che sbatte contro Beckett, che è più Murphy dello stesso Murphy, più Watt di Watt. E se no a che serve il noumeno? Kant che non ha prefigurato Schopenhauer, ma è stato persino infettato da Nietzsche. Si direbbe allora che il tempo quantico lo permette, o quello dell'esperienza picco, o del limite, di uno Schopenhauer che persino segue Nietzsche. Chi è il maestro di chi? Arma letale, fantafilosofia, in mano a chi non saprebbe cosa farne, a chi ne abuserebbe e come. A onta dei punti interrogativi, delle elisioni e delusioni varie, Wittgenstein che insegna Nagarjuna, anziché l'inverso, o anche l'inverso. La proposizione numero 7 da cui Nagarjuna ricava il suo samsara uguale nirvana, da cui tutto è nato, nonsensical, mite trionfo del nonsense nel fantastico del filosofico, uno Schopenhauer amabile o che acquista le lenti da Spinoza, lo Schopenhauer che scrive una critica della filosofia nicciana, Platone che insegna a Socrate, e qui il dubbio, la coincidenza sublime per un attimo del filosofico con il fantafilosofico, non dirò lo storico. Ecco dove ci porta la fantafilosofia e qualcuno ne avrà paura, ritraendosene, come se l'ubiquità dei pensatori e l'irruzione dei mondi paralleli stia già a significare qualcosa, e soltanto la fine del filosofico, tutto meno il rorttiano pensiero, che aprì le soglie del filosofico quando pretendeva di uscirne. Barra, barra.